In questo video della serie Fitness Sicuro illustrerò come utilizzare questa palla, una fitball, palla svizzera, chiamiamola come vogliamo, come arma di progresso fitness, diciamo così. È uno strumento che si vede moltissimo utilizzare, ma purtroppo molto spesso a mio avviso è utilizzato un po' a sproposito, o meglio, come spesso dico, è utilizzato per riempire le bacheche, perché è vero che ci sono tantissimi utilizzi di un attrezzo come questo, però bisogna vedere poi quali sono effettivamente utili, quali si traducono in effettivi risultati che poi noi possiamo portarci nella vita di tutti i giorni, perché molto spesso mi capita di vedere utilizzata per fare strani esercizi di equilibrio, che se non dobbiamo fare i giocolieri oppure il nostro sport è stare in equilibrio su questa, potrebbero non essere così tanto utili, oppure per fare variazioni in instabilità di esercizi che magari già abbiamo difficoltà a fare in modalità normale, oppure per aggiungere difficoltà che poi non si aggiunge ad un esercizio che si potrebbe fare benissimo in modalità standard. In realtà questo tipo di attrezzo può essere molto molto utile e uno degli utilizzi più a mio avviso efficaci è sicuramente quello di aiutarci a scalare gli esercizi, ovvero a rendere più semplici esercizi che in modalità normale avremmo molte difficoltà a fare, e può aiutarci a farlo in modo graduale, quindi ci adattiamo di mano in mano, semplice, efficace e non da ultimo economico, perché sicuramente è un attrezzo che è decisamente accessibile. Ecco, allora andiamo a vedere in questo video alcuni esercizi che magari qualcuno potrebbe avere un po' di difficoltà a fare in modalità normale, eseguiti con la fitball sono invece perfettamente scalabili. Faremo un piccolo allenamento sia per l'arto superiore, sia per l'arto inferiore e sia per la parte centrale, per l'addome e per il core. Ancora una volta ho scelto questa bella cornice come sfondo, perché interessato mi trovo a Rivergaro, mio paese di origine, sul Parco del Trebbia. È una cornice decisamente bella. Per chi è interessato poi ad approfondire l'argomento del fitness sicuro o comunque in generale tutti quelli che sono i miei contenuti, allenamenti specifici o allenamenti per problematiche specifiche, può andare a visitare il link nella descrizione del video e lì c'è il rimando a tutti i miei contenuti, ci si può registrare gratuitamente ai miei consigli via mail. Continua a guardare, se il video ti sembra interessante lascia un mi piace, lascia un commento e non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Allora, il primo esercizio che possiamo sicuramente andare a scalare, quindi a rendere più semplice, è il push-up, ovvero le classiche flessioni, guai a chiamarle flessioni, impiegamenti a terra, quello che è, ok? Quindi un esercizio nel quale, famosissimo, il più famoso degli esercizi, io vorrei arrivare con lo sterno vicino a terra. E come spesso dico, questo tipo di esercizio si può fare su un piano inclinato, per esempio appoggiandosi a un tavolo, e questo lo rende più semplice. La fitball poi però magari può essere difficile di mano in mano che si progredisce e trovare qualcosa di un po' più basso, ma non troppo, per andare a fare la nostra progressione. Beh, la fitball ci può sicuramente dare una mano in questo senso. Perché? Perché mi posso sdraiare e più, diciamo, mi appoggio vicino al mento e più il mio esercizio sarà semplice. Più io ce l'avrò lontano dal mento e più il mio esercizio sarà difficile. Quindi facciamo un esempio: io mi sdraio sulla mia fitball e poi voglio partire con le mani all'altezza delle spalle. A questo punto il mio obiettivo è il mio sterno andrà verso il pavimento, diciamo, e la mia schiena si muoverà in blocco con me. Non sono molto interessato in questo momento al movimento della schiena, ok? Quindi ovviamente io adesso ho scelto una modalità molto molto semplice. Se volessi farlo un po' più difficile, la metto un po' più vicino alle gambe e in questo modo l'esercizio risulta più difficile. Vado a fare una via di mezzo a livello del bacino, le mani sono a livello delle spalle, lo sterno va verso il pavimento. Non è esattamente lo stesso movimento rispetto al push-up, però ci avviciniamo molto.
e quindi ci può dare una mano per sviluppare forza a corpo libero, ma in modo estremamente graduale, ok? Lo voglio un po' più facile. Okay. Quindi questo è sicuramente un ottimo esercizio ed è veramente, veramente molto facile da progredire. Altro esercizio che si può fare e che posso scalare facilmente, quello che possiamo chiamare AB roll, ovvero quella rotella con cui si va avanti e indietro e si fa soprattutto tenuta dell'addome e tenuta dei dorsali. La palla ci dà la possibilità di regolare un po' il livello di difficoltà. Allora, innanzitutto, per questo esercizio io voglio tenere la schiena sempre bene diritta e muovermi in blocco. E voglio avere le ginocchia appoggiate su qualcosa di morbido, quindi l'esatto contrario di quello che sto facendo io in questo momento. Quindi consiglio di non imitarmi. Che cosa vado a fare? Appoggio le mani sulla palla e, tenendo la schiena bene diritta, scivolo in avanti e ritorno indietro. Scivolo in avanti e ritorno indietro. Ora, anche qua posso regolare il livello di difficoltà, perché se io ho le mani un po' più avanti, che cosa succederà? Che vado a finire più verso i gomiti e l'esercizio diventerà più semplice. Se le tengo più in basso, vado a finire con una leva più lunga con le braccia e quindi l'esercizio diventerà più complesso. Il tronco si muove sempre in blocco, ok? Il movimento fondamentalmente è questo e ci deve essere una forte tenuta dell'addome per evitare che si inarchi la schiena o che si pieghi eccessivamente, ok? Quindi se la tengo un po' più in qui diventa semplice, ok? Se la tengo un po' più in là diventa più difficile, no, al contrario, ok? Quindi più avanti la tengo più mi diventa semplice, più indietro la tengo e più mi diventa difficile l'esercizio. Quindi anche qua è un buon modo per lavorare l'addome indirettamente e per lavorare i dorsali, che sono sempre un pochino il problema di chi vuole lavorare a corpo libero. La stimolazione dei dorsali è sempre quella un po' più difficile da ottenere. Andiamo invece sull'arto inferiore. La palla mi dà la possibilità di fare un esercizio molto carino che si chiama leg curl a corpo libero, o meglio lo chiamiamo così. Ognuno lo può chiamare in modo che vuole. Quando si parla di nomi degli esercizi ci sono sempre tantissime nomenclature diverse. Allora, che cosa vado a fare? Appoggio i piedi sulla palla, sollevo, mantengo il sedere alla stessa altezza più o meno delle caviglie e da questa posizione, senza scendere con il sedere, vado a piegare le gambe. Anche qua posso regolare il livello di difficoltà, perché? Perché se io porto la palla più vicina a me, il livello di difficoltà si abbassa. Se la porto più lontana, il livello di difficoltà si alza, al di là del fatto che poi sono costretto ad utilizzare anche le punte dei piedi, ma si alza notevolmente. E anche questo è un ottimo modo per fare una stimolazione della parte posteriore, soprattutto delle cosce, che altrimenti sarebbe difficile da ottenere a corpo libero. Quindi la palla ci dà sicuramente una gran mano in questo. Veniamo adesso ad un esercizio molto molto famoso, lo squat con la palla. Perché? Perché la Fitball mi può dare una santa mano nel caso le mie ginocchia siano un po' acciaccate, oppure in caso non abbia moltissima forza nelle gambe, mi può essere molto di aiuto per scalare lo squat. Perché? Perché io innanzitutto così posso fare il movimento in modo molto dolce e tranquillo e poi posso regolare la forza di taglio, diciamo, che va sulle mie ginocchia, perché più porto i piedi indietro e più la forza di taglio sul mio ginocchio aumenta, perché il ginocchio tende ad andare un po' in avanti, questo aumenta un po' la forza di taglio. Quindi se io voglio scalare le forze che vanno sul mio ginocchio, porto le gambe più avanti, tengo la schiena diritta e posso spingere bene dai talloni. Di mano in mano poi che voglio avvicinarmi ad uno squat libero, quindi dove la forza di taglio sulle ginocchia ci va ed è giusto che ci vada, voglio abituare le mie ginocchia a sopportare un po' di carico. Bene, sono diventato forte
su questo esercizio riesco a fare 15-20 ripetizioni, magari anche con in mano un po' di peso, allora posso fare la stessa cosa, cercare di diventare forte anche con i piedi un po' più in basso, un po' più indietro. In questo modo non abituo soltanto il muscolo, ma abituo anche l'articolazione a sopportare un po' di forza, e questo è molto utile naturalmente in caso di problemi al ginocchio. E andiamo poi con un altro esercizio molto famoso, il ponte a gambe dritte, con il quale la Fitball ci può dare una mano per scalare sempre, quindi per renderlo più semplice. Ma per renderlo veramente più semplice, noi vogliamo essere appoggiati ad un muro, perché questo riduce l'instabilità. E l'instabilità naturalmente è motivo di difficoltà. Dal nostro punto di vista, né per la stimolazione dei muscoli in senso, diciamo, rinforzo generale, né in senso estetico, diciamo così, ma né in senso terapeutico, questo genere di instabilità non mi è moltissimo utile. Mi è molto più utile il fatto che la Fitball mi consenta di partire da un supporto più alto e quindi mi consenta di fare il mio ponte più facilmente. Posso anche andare, se le superfici me lo permettono, più avanti, quindi non appoggiare il tallone ma appoggiare il polpaccio e rendere l'esercizio ancora più semplice. Io idealmente vorrei fare un 3-4 serie da un 30-60 secondi, ok? Quindi così è semplice. Lo voglio un po' più difficile, mi allontano ed eccomi qua, però sempre ben appoggiato, in modo da ridurre quella che è l'instabilità. Perché, come dicevo, in un contesto di fitness sicuro, ma in un contesto anche, diciamo, di allenamento generale, questa instabilità non mi è moltissimo di aiuto. E veniamo poi a un altro esercizio molto 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 famoso, ovvero il plank. Io prima ho scherzato facendo vedere quel plank con la Fitball girando con le braccia, mi veniva anche un po' da ridere, perché sono quegli esercizi che molto spesso vedo fare da persone che non sarebbero neanche in grado di fare una variante normale. E cosa andiamo ad inventarci? Cose strane che poi non riusciamo non ci danno benefici che riusciamo a portare a casa, a tradurre nella vita quotidiana, nel senso di benessere generale. Quindi, per quello che mi compete, diciamo, la Fitball mi può essere di aiuto sul plank? Assolutamente sì, ma ancora una volta mi può essere di aiuto per scalare, ovvero per partire su una superficie più alta e rendermi le cose un po' più semplici. Quindi vado ad appoggiare i gomiti, vado ad allineare i gomiti con le spalle e da qua sollevo, ok? Non troppo giù, non troppo su, una buona via di mezzo. E da questa posizione io posso anche cominciare a lavorare su qualcosa tipo alzo una gamba, alzo l'altra. Se ho un bel muro davanti che mi stabilizza, e cominciare a fare dei movimenti, delle tenute che durano 30, 40, 60 secondi, 3-4 serie. Se divento abbastanza forte, se divento, diciamo, padroneggio bene l'esercizio, sicuramente poi posso andare su una variante a terra ed essere molto molto più sicuro. Ok, e quindi questi erano una serie di esercizi che ci possono, nei quali questo tipo di palla, questo tipo di strumento veramente accessibile, veramente semplice, si trova dappertutto, è economico, però appunto ci può dare una grossa mano. Quindi con questi esercizi noi possiamo comporre anche un piccolo allenamento, perché no? E possiamo andare avanti molto tempo, perché, come ho fatto vedere, grazie alla Fitball, grazie alla palla, si possono avere esercizi più semplici o più difficili. Ok, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali per rimanere in aggiornamento sui prossimi video. Se vi interessano, se vi interessa l'argomento, se vi interessano in generale gli argomenti riguardanti l'attività fisica sicura, chiamiamola così, oppure la postura, oppure la risoluzione di problematiche muscoloscheletriche, guardate o il mio sito l'altrareabilitazione.it oppure i link nella descrizione del video. Ci si può registrare gratuitamente ai miei consigli via mail e da lì accedere a tutti i miei contenuti specifici. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.